Ha fatto il suo debutto il consorzio Rete Qualità Toscana, che associa più di 120 piccoli produttori agricoli che rappresentano eccellenze agroalimentari contrassegnate dalle certificazioni Agriqualità IGP, olio extravergine, vino e carne chianina DOP e DOC. Il debutto è avvenuto al mercato del contadino di Bonelle, dove ogni domenica da 3 mesi avviene l'incontro diretto fra consumatori e produttori, che con la loro merce garantiscono la qualità di ciò che vendono: ortaggi, frutta, vino, olio, carne chianina e salumi. L'Associazione Pensionati della CIA ha voluto per l'occasione organizzare un incontro con fini educativi e didattici dal tema Mangiar bene ad ogni età, alimentazione e salute nella terza età. Ecco, fra i marchi che fanno parte di Rete Qualità, oltre alla famosa farfallina bianca di Agriqualità, l'IGP Toscano, la chianina, particolarmente importante in questo tempo dove si è scoperto che c'era chi truffava nel nome di questo marchio, è una tradizione e un orgoglio degli allevatori toscani. Quindi Rete Qualità vuol fare chiarezza e promuovere che fa agricoltura fatta secondo i canoni. Infatti è importante dare la giusta visibilità a chi appunto ha questo prodotto e ce l'ha in maniera vera, perché appunto abbiamo visto come è stato contraffatto per certi versi, e questo ha lasciato tanta amarezza da parte dei produttori, che invece svolgono il proprio lavoro con passione e fanno appunto le cose secondo il disciplinare appunto della chianina, che prevede appunto anche di tenere gli animali in un certo modo, di alimentarli in un certo modo senza prodotto GM. Quindi veramente un aspetto importante che richiama la nostra tradizione e che dà appunto al consumatore anche la sicurezza di mangiare carni sane, e appunto se gli animali vengono tenuti anche come si deve, tutto quanto, carne appunto di ottima qualità, perché quando c'è lo stress animale poi anche la qualità della carne peggiora, e quindi è tutto un insieme di operazioni che, se vengono svolte in una certa maniera, possono portare veramente sulle nostre tavole un prodotto di ottima qualità e strettamente locale. Rete di qualità e mercato del contadino, un binomio vincente? Intanto è una soddisfazione, perché avere avviato, che non è tanto, tu lo sai, cioè alcuni mesi fa, questo mercato, e avere già ospite qui la Rete Toscana di Qualità, che apprezza quello che stiamo facendo, i prodotti che stiamo vendendo al mercato, che i nostri produttori vendono qui al mercato, biologici o comunque di produzione diretta. È una bella soddisfazione, è un binomio vincente, cioè sì, noi si vuole continuare, c'è già previsto almeno 4-5 iniziative di questo tipo, non solo qui al mercato ma anche presso le aziende che qui vendono, insomma, no? Come i trinci che sono qui dietro, insomma, un'azienda che produce biologico di gran qualità. Noi come piccola azienda tanti anni fa ci siamo trovati a un bivio, quindi l'unico sistema per poter andare avanti era quello di scegliere la qualità, quindi prodotto di nicchia e qualità alta, cercare per quantomeno di investire su questo argomento qui. E piano piano stiamo raccogliendo dei risultati, dei piccoli risultati, però diciamo l'interesse nostro è quello di estenderlo anche ad altre aziende e valorizzare il territorio, che secondo me ha proprio le caratteristiche di prodotti di qualità.